qualche dato su questo circolo, mi compete come segretaria. Abbiamo incluso il tesseramento del 2016 con 170 tessere. Non sono poche, ma non sono nemmeno molte se si pensa che tutti gli anni caliamo un po'. E caliamo un po' perché i tesserati hanno una classe di età molto alta, per cui qualcuno proprio inevitabilmente non può più prendere la tessera, e c'è anche poco ricambio, nel senso che non è che c'è poca partecipazione politica, il referendum ha visto quanto la gente vuole partecipare, ma a volte ci si chiede per quale motivo ci si deve tesserare, quando in realtà la partecipazione la si può fare in tanti modi, anche all'interno dei circoli. Per questo io ritengo che sia necessario discutere, come diceva Paolo, discutere della linea del nostro partito, discutere delle questioni fondamentali come il lavoro e la sicurezza. Abbiamo avuto in questi giorni a Bologna dei momenti terribili, drammatici, e Silvia ci racconterà qualcosa su questo, che ricordano altre epoche. Dobbiamo discutere di questi temi, ma dobbiamo anche valorizzare il partito e i suoi iscritti. Per questo ritengo che se facciamo il congresso è previsto per l'autunno di questo anno, se si decide, e lunedì in direzione lo vedremo, di anticiparlo, io credo che sia un momento importante di confronto e discussione e di messa in disponibilità le cariche, a cominciare da segretario nazionale Matteo Renzi, a finire da segretario di circolo, cioè io, mettiamo tutti a disposizione la carica, quindi si discute degli argomenti insieme al rinnovo delle cariche del partito. Comunque grazie in questo momento di essere qua, vi invito comunque a fare la tessera per il 2017, sarà un momento importante perché se il congresso ci sarà un ruolo specifico che riguarda i tesserati. Bene, adesso a questo punto